Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, nuovo appuntamento con gli usati della settimana. Come sempre il video in collaborazione con Fedikitty e vi lascerò il link appunto del video di Fedi giù nell'info box, andate a vedere anche lei. Voglio anche salutare Glamour Coma perché è l'ideatrice di questa tipologia di video. Vi lascerò il link del canale di Glamour Coma perché lei lo sta realizzando già da parecchie settimane insieme a tante altre YouTubers, per cui all'interno dei suoi video trovate la lista esatta delle partecipanti. Adesso passiamo ai prodotti che ho utilizzato di più questa settimana. Questo programma mi piace tantissimo perché veramente mi permette di far girare molto di più tutti i miei trucchi. L'unica cosa vi devo dire è che non mostrerò prodotti per il viso, in quanto purtroppo mi è venuta di nuovo fuori la dermatite che mi accompagna e che ogni tanto si ripresenta, e quindi non ho utilizzato neppure i due fondotinta minerali di Neve Cosmetics che utilizzo abitualmente. Iniziamo dai prodotti per gli occhi. Come vedete ho mucchiato tutti i prodotti che ho utilizzato all'interno di questa borsettina della Pupa, molto carina, col fiocchetto. E appunto, come vi stavo dicendo, partirei proprio dai prodotti per gli occhi. Innanzitutto le basi. Allora, come basi ne ho utilizzate tre. Prima di tutto la Kiko Eye Base Primer, la solita, che sto veramente finendo, per cui spero il prossimo o il prossimo ancora di questi video di dirvi che il prodotto è finito. In ogni caso è un prodotto con il quale mi sono trovata veramente molto bene, lo sapete, perché ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sempre come primer occhi ho poi utilizzato l'I Love Stage di Essence, che è un prodotto low cost con il quale mi trovo altrettanto bene. E infine ho utilizzato un prodotto più costoso, anche se questa è la mini size contenuta nella palette Smoked, che è l'Eyeshadow Primer Potion della Urban Decay. Questo sta finendo anche lui e sinceramente non so se in questo periodo lo ricomprerò, perché comprato appunto diciamo a prezzo pieno è molto caro, oltre i 20 euro, e quindi insomma non so se in questo momento lo voglio oppure no. Comunque anche con questo ovviamente mi trovo benissimo. Adesso passiamo agli ombretti. Per quanto riguarda gli ombretti, ho riutilizzato, dopo aver lasciato un bel po' nel cassetto, la Naked dall'Urban Decay. Sapete che io posseggo sia questa che la Naked 2. Tra le due preferisco la Naked 2 perché è più chiara e si intona di più al mio incarnato. Però, appunto, facendo mente locale grazie a questo programma, ho rispolverato un po' anche la Naked 1 e ho utilizzato in particolare Gunmetal, che secondo me è il colore più bello della palette, per realizzare un bello smokey, insomma, con questo colore qua, molto bello. Un'altra palettina che ho riscoperto è questa qua della Maybelline New York, della serie Silk Glam, nella numerazione 21 Pink Drama. Le conoscerete tutte, penso, sono palettine composte da quattro colori, questa sui toni del rosa, che si trovano nella grande distribuzione. Non ricordo quanto l'ho pagata perché è già tanto tempo che ce l'ho, però mi piace molto, è caduto l'applicatore. Come vedete ci sono quattro colori che vanno dal bianco al rosa chiaro, fucsia e questo nero glitterato molto bello. Io utilizzo sempre questi due colori centrali e il bianco come illuminante. E mi piace molto, vi swatcho brevemente i colori, questo è il bianco, questo è il rosa e questo è il fucsia. Mi piace molto perché realizzo un make-up utilizzando appunto questi tre colori, sfumati molto bene perché il fucsia è veramente molto potente. Realizzo, come vi stavo dicendo, un make-up che si intona bene a Rebel, che è il mio rossetto preferito, lo sapete tutte, e quindi l'ho riscoperto. Sempre in tema di ombretti, ho utilizzato questa cialdina di Essence, che è la numero 35 Party All Night, che vi ho mostrato anche la settimana scorsa, però continuo ad utilizzarla perché mi piace molto. Come vedete è un bel dorato, che si abbina bene ai rossetti rossi, e quindi per un trucco veloce in settimana è molto pratica. E infine ho utilizzato questa cialdina qua, della serie 3D sempre di Essence, nella colorazione 02 Irresistible Purple, che come vedete è composta da questo duo dove c'è un ombretto più chiaro sull'azzurro e uno in 3D sul viola glitterato che mi piace molto. Come mascara ho utilizzato il Vamp di Pupa, questo prodotto qua con l'intento di finirlo, ve l'ho già detto la settimana scorsa. E come eyeliner ho utilizzato questo, il liquid liner di Essence, che ho acquistato da poco tempo. Mi sembra, l'avevo presentato nel video di ottobre. E come vedete è un eyeliner molto pigmentato col quale mi trovo molto bene, per cui pur essendo low cost è bello, dura anche bene tutto il giorno, mi piace. L'avevo pagato neanche 3 euro, mi pare. Infine, come prodotti occhi, ho utilizzato il Tru Col di Pupa, lo conoscete già, che in pratica è il Kajal.
E per quanto riguarda la delineazione delle sopracciglia, per alternarla un po' all'utilizzo del solito kit in polvere di Essence, ho utilizzato il pastello di Neve Cosmetics nella colorazione Ebano. Ebano, che vi swatcho al volo, ovviamente è marrone, ed è un tipo di marrone che si intona bene col colorito naturale delle mie sopracciglia, per cui vado a riempire i buchi che si trovano appunto nelle sopracciglia e le delineo bene. Per quanto riguarda i rossetti, allora innanzitutto partirei con questa matita per il contorno labbra che ho riscoperto dopo averla lasciata nel cassetto tanto tempo, è della Collister, è del numero 30. È un colore che di nuovo si abbina bene a Rebel, che come avrete capito è uno dei rossetti che continuo a usare di più. Parlando appunto di labbra, vi mostro adesso i rossetti che ho utilizzato e sono, vabbè, Rebel, che ve l'ho già detto, in lungo e in largo, e continuo ad utilizzarlo, non smetto più. Quest'anno veramente ho la fissa di Rebel. E poi ho utilizzato un altro rossetto di MAC che vi consiglio se non lo avete già, che è Please Me. Vedete, Please Me di MAC. È un rossetto dal finish matte molto particolare, perché come vedete è un rosa pescato che vi vado a sgocciare. È molto particolare come rossetto perché inganna un po', perché può apparire come un nude, ma in realtà è molto più intenso di un nude. Contiene sia il rosa freddo che il rosa caldo al suo interno. E secondo me rende al massimo abbinato con un trucco occhi viola, perché veramente esce fuori la parte più rosa di questo rossetto, ed è uno dei miei rossetti preferiti, ve lo consiglio. E infine sulle labbra, soprattutto quando magari non volevo un trucco eccessivo, ho utilizzato questo lip gloss di Kiko, che comunque la scritta si è cancellata, è un lip gloss ad effetto volumizzante nude glitterato, che è molto comodo, come dicevo, in settimana. Infine vi mostro gli smalti. Come sapete io cambio smalto molto spesso, un giorno sì, un giorno no. Innanzitutto mi sono concentrata sui tre della Laila che ho acquistato insieme alla rivista Tu Stile, per cui i Gel Effect Nail Polish di Laila. Io ho acquistato tutte e tre le colorazioni, ogni smalto costa un euro rivista compresa, per cui è stata un'offerta molto conveniente. Di tutti quello che preferisco è il rosso, però mi piacciono anche il vinaccia, che poi una volta applicato è marrone, praticamente è questo che vedete sul dito dell'anulare, ma sto rivalutando anche il rosa, che era quello che mi piaceva meno, ma come vedete è quello che sto indossando, è in realtà molto coprente ed è un bel rosa cipria, appunto abbastanza intenso una volta applicato in due strati, che soprattutto durante la settimana mi piace molto e lo sto continuando a usare anche in questa settimana qua, per cui anche questo mi piace molto. Infine ho utilizzato un altro smalto che vi voglio presentare brevemente, anche perché è l'unico smalto Catrice che posseggo. Come vedete è una tonalità di rosa molto calda, è il numero 28 You Better Think Pink, è uno dei miei smalti preferiti, ma non solo perché è oggettivamente bello, ma è speciale perché mi è stato regalato per il mio compleanno da una ragazza qua di YouTube che io seguo tantissimo, lei mi segue a sua volta, ed è Kiss Gibellina 72, Daniela. Ciao cara, ti voglio ringraziare anche pubblicamente visto che ne viene l'occasione, oltre ovviamente ad averti ringraziato a suo tempo quando mi hai inviato questo smalto per il mio compleanno, mi ha fatto tanto piacere, lo sai, e quindi ci tenevo a dirtelo anche pubblicamente. Per cui ragazzi, questi erano i miei prodotti più utilizzati durante la settimana. Io vi ringrazio per avermi seguito, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi saluto e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video. Ciao!